stiamo manifestando perché dal mese di febbraio una strada provinciale essenziale per la nostra frazione, perché collega la parte est e ovest della frazione, è chiusa. Strade alternative non ce ne sono e risposte dalle istituzioni ad oggi non ne abbiamo ancora avute. È stata indetta una conferenza di servizi il 7 aprile rinviata ad oggi, ed oggi noi vogliamo le risposte, le pretendiamo, perché nella conferenza di servizi è solo il primo passo, verranno procedimenti più complessi e prenderanno altro tempo, e intanto noi siamo bloccati per le scuole, per le attività commerciali e siamo stanchi. Almeno ci dessero le risposte che vogliamo. 10:35, 10:40. Insomma, ce ne andiamo abbastanza, io sono tendenzialmente positivo e ottimista, ce ne andiamo abbastanza soddisfatti. Vi dico subito, oltre alla proposta progettuale che la provincia sta portando avanti da un mese e mezzo più o meno, sul tavolo, come già avevamo accennato sabato nell'incontro con il sindaco a Sant'Anna, sono state vagliate anche e direi soprattutto le ipotesi progettuali, quindi fatte dall'ingegnere Casole e dai suoi collaboratori, sia per la provvisorietà, per una questione di aprire provvisoriamente la strada, almeno metà strada, senso unico alternato, attraverso soluzioni tecniche proposte, ideate, progettate dall'ingegnere Casole e dai suoi collaboratori, che devo dire la verità non ne ha bisogno, ma pubblicamente lo stimiamo e lo ringraziamo per quello che ha fatto, dando il suo apporto. Allora, Aniello, scusami, lasciamo stare ingegnere cosa fare. Aniello, noi dobbiamo essere seri e coerenti e obiettivi, dobbiamo dare a Cesare quello che è di Cesare. Ci stiamo perdendo tutti la salute, la voce per questa strada chiusa, perché le attività commerciali stanno soffrendo, perché la comunità sta soffrendo, perché i disagi sono tantissimi, però non è da tutti e non è da molti, come dire, impegnarsi con dei progetti, uno provvisorio, uno definitivo che addirittura potrebbe sostituire quello della provincia, se loro accettano, lo accolgono. Infatti io perciò ho voluto precisare quella cosa, tutto il rispetto dei tecnici della provincia, ma l'ingegnere Casoli in rappresentanza del territorio, come professionista, viene a dare una mano, non è che viene a dire che i vostri non sono buoni, ci mancherebbe altro. Per cui diciamo che mo adesso anche l'ingegnere, se vi vuole dire delle parole, ve le dirà. Ci aggiorniamo, diciamo, fra 10-15 giorni massimo ci faranno sapere se l'ipotesi prospettata dall'ingegnere Casel è quella per la quale ci stiamo battendo da due mesi, cioè di riaprire almeno metà strada, è percorribile. Noi speriamo di sì, diciamo che la tendenza è positiva. Vai Aniello, dici qualcosa. No, ma giusto voglio dire, guardate, innanzitutto siamo in mano a gente seria, gente che sa posto un problema, lo vuole risolvere, ma fa naturalmente deve fare i conti con i conti e con la disponibilità economica, quindi un po' di attesa la dobbiamo tenere, perché i nostri elaborati che abbiamo presentato hanno bisogno di essere assorbiti, assimilati, come vi devo dire. È come quando uno mangia una pietanza la prima volta, Augusto, non ci piace subito, ma poi mangiando gli piacerà. Può darsi che gli piacerà. Questo significa che abbiamo presentato due proposte. Una che ci consentirebbe velocemente di aprire almeno mezza corsia facendo delle opere provvisorie, ma sotto sicurezza. L'altra invece è di ricostruire. Costa appena 16.000 euro. 16.000 euro. L'altra invece è la ricostruzione del muro, così com'era. Che praticamente sarebbe anche fattibile, ma devono vagliare loro, noi siamo nelle loro mani, voglio dire, siamo di supporto, di ausilio, ma non possiamo incidere sulla decisione, ma sono persone in gamba, capaci di valutare e di apprezzare o di rifiutare a ragione se le cose non vanno così. Volevo dire sulla mia, tutto quanto mi, no, io non sono nessuno, voglio dire, io, chi mi conosce da tanto tempo a Sant'Anna, tutto quello che io ho fatto a Sant'Anna da quando da piccolino, io sono anche un cattolico, non proprio praticante, ma ci credo. E credo al fatto che a destra non da sapere che cosa fa la sinistra. Tutte le cose che ho fatto le faccio e mi allontano. Non è che cerco appariscenza o riconoscenze. Le faccio per me, perché sapendo di fare una cosa mi sento un poco meglio. Se lo facciamo un po', l'ho detto anche l'altra volta nella riunione, se ognuno di noi fa qualche cosa, lo fa per sé, tutta la comunità se ne avvantaggia e siamo tutti un poco meglio, questo volevo dirvi. Grazie. Il disagio che stiamo vivendo come comunità di Sant'Anna in particolare, ma in generale anche come città di Cava, per tutti i cavesi che raggiungono la nostra bella frazione di Sant'Anna, sono tantissimi. Ovviamente i disagi in particolare sono per i commercianti e per i cittadini tutti di Sant'Anna. Oggi c'è stata una conferenza di servizi, la seconda, la prima è stata il 12 aprile, lascia ben sperare. Abbiamo presentato, grazie all'ingegnere
casola anche i nostri progetti, sia per la soluzione provvisoria che per quella definitiva per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza e manutenzione della strada provinciale 360 via Pasquale Di Domenico. I tecnici della provincia, il dirigente della provincia, con il supporto dell'amministrazione provinciale politica e quindi del sindaco Servalli presente, ci hanno garantito che entro 10 giorni lavorativi valuteranno questi progetti e ci faranno sapere per la riapertura almeno di metà strada. Noi attenderemo i 10 giorni lavorativi, attenderemo il 10 maggio, non andremo oltre non di un giorno, di un secondo rispetto alle ore 12 del 10 maggio. Dal 10 maggio, dalle 12 e un minuto del 10 maggio, saremo di nuovo in protesta.